straordinario e qui siamo tutti molto molto felici, addirittura c'è un'ottava rima pronta per la Fiorentina, vai Steno! Per noi allo stadio c'è una cosa sola, ma Pupo in gradinata resta inerte, viviamo per gridare forza viola, ma lui se non c'è topa un si diverte. Perfetto, e viva la Fiorentina, vai! Ci colleghiamo! Cioè, voi capite che dopo una performance in diretta su Rai 2, come potevo fare il calcio con il suo figliolo, con Stefano Brandini Dini? Primo, perché Carlo è più importante, è un uomo della Lega, è un uomo Rai, e secondo perché il suo figliolo è un gobbo, tra le altre cose. Gobbo significa della Juve. Della Juve, e sì. E te sei della Fiorentina, sicuro? Sì. Ecco, sicuro. Te per chi sei? Per nessuno. Sicuro, come alzo, come in politica? No, per nessuno. Non si vuole sbilanciare. E Fanfani si è sbilanciato quando c'è le primarie, disse Renzi a nessuno. E io ho imparato, era questa. E ora con chi è Fanfani? Con chi vince? Dico la sua moglie, forse. Ah sì? Sì, con la sua moglie. Sì. Hanno rieletto Napolitano. Te che vuoi, il nuovo che avanza. Sì, ragazzi, insomma... Voglio dire, hanno temperato in pieno quello che avevano detto, perché se facevano Amato aveva 80 anni, se facevano Rodotà 82, se facevano Marini 81. Hanno temperato, hanno sommato l'età di tutti. Ha fatto uno di 88 anni che è un nuovo che avanza proprio. Comunque, sì. Comunque vedi, c'è una fortuna, perché noi in Italia... A tutte le azioni abbiamo delle reazioni fortunate. Per attaccargli le flebo, i corazzieri sono alti, non c'è bisogno manco del trespolo. Tiene il corazziere. Comunque, visto la pochezza, visto proprio lì la vergogna di questi parlamentari e tutto, a mio avviso è stata la soluzione migliore, perché non preparata, arrivata a quel punto lì, Napolitano, con tutti i difetti che può avere, ha fatto 7 anni da sufficienza, è stato molto bravino e quindi era l'unica soluzione. E questi cialtroni che non avevano trovato un Presidente della Repubblica giusto, con caratteristiche specifiche, e quindi sono veramente dei cialtroni. Ma Grillo li sveglia, ma li sveglia veramente. Non può essere vero, come ha detto Grillo ieri sera appena arrivato a Roma, che è un compromesso per non dare noia a quelli del Monte dei Paschi di Siena, della sinistra, e alle beghe giudiziarie di Berlusconi. Napolitano era l'unica, in quel momento lì, a quell'ora lì, a quel giorno lì, era l'unica soluzione possibile, perché con la frattura che c'è nel PD, con tutte le cose, non si riusciva a fare Presidente della Repubblica. Di conseguenza non si riusciva a fare il governo. Era la soluzione migliore. Ma ancora non ti sei rivestito? No, poi mi vesto. Ma che c'è? Perché era prima per trovarti mezz'ora? C'avevi una donna qui? No, c'avevo da andare a fare l'esame del sangue. Perché? Se hai anche contratto qualche malattia venerea? Sì. Per forza, con chi frequenti? L'AIDS. Anzi, te tocco, dice che si attacca anche se te tocco. Ascolta, caro. Poi c'è... E quindi siamo tutti a posto. Siamo... In una botte di ferro. No, siamo in un secchio di una merda. Una cassa da morto. No, siamo in un secchio di merda. Siamo in un secchio di merda. Di merda, no. Di cosa? Senti, io chiuderei facendo gli auguri di pronta guarigione a Carlo Casi, che l'hai letto. No, Carlino. Ancora a quest'ora non hai letto il giornale. No. Carlo Casi è in rianimazione ad Arezzo, perché è stato preso in pieno a una corsa ciclistica ieri. Nella a fine volata, sì, tanti. Madonna, Carlo, mi ha dato una notizia. Ora dimmi, no, se deve dare le notizie, noi l'ha saputo. Comunque, rassicuro coloro che vogliono notizie fresche, perché ovviamente il giornale è quello di ieri sera. Ho chiamato pochi minuti fa Luigi Alberti, che mi ha rassicurato sul fatto che insomma è fuori pericolo. Si è rotto un po' di cosine, ha battuto un po' di roba, però. Pur essendo in rianimazione, perché un ragazzo eccezionale. Pericolo. E quindi auguri a tutti, e buon 25 aprile, poi insomma
buona di tutto, insomma, buon Ferragosto, buon Ferragosto e dopo tutto. E dopo si verrà per il Natale. Ora per il Natale se ne parlerà, se ne riparla, se mette tanti auguri a tutti, tanti auguri.